Buongiorno a tutti. Allora, dopo tante peripezie sono riuscito a rientrare a casa. Ho dovuto fare un po' di giri, che sono andato a vedere con un amico un po' di cose. Comunque, tornando al nostro argomento, con che me faccio la barba oggi? Allora, ho pensato di usare pre-barba rosso, il Cella, poi utilizzo questo, Menen, che me l'ha portato un amico che l'aveva trovato a buon prezzo in un paesino vicino Napoli, Omega piccolino in setola, che già ho ammollato. E rasoietto cinese che avevo preso su eBay con l'Helios dentro, perché voglio riprovarle, visto che ieri sul Classic si sono comportate molto molto bene. Ho comprato anche queste, le dritte, ne ho sentito parlare bene. Più in là le provo, adesso voglio finire tutte le lamette che ho dentro i rasoi. Ho l'armadio, alcuni con le gillette, altri con l'Helios come questo. Insomma, non mi vado a buttarle se non lo sfruttate. Comunque, viso inumidito, cominciamo col pre-barba. Mi piace il pre-barbarosso. C'ha sta fragranza calda e avvolgente che non è niente male. Stamattina dovevo portare la macchina a fare revisione, infatti mi ero alzato presto. Arrivo là e me ne sono dovuto andare perché c'era stato un inconveniente con il meccanico. Vabbè, gliela porto lunedì, non è quello il problema. E prima di andare là mi ero dato una spuntatina a un baffo, o meglio a un pelo, che era troppo lungo, questo qua, e si ripiegava su se stesso, forse con magari mettendoci la cera pesava troppo, che ne so. Comunque, penso siano meglio mo', anche se ce n'è di strada da fare ancora. Mi raccomando, massaggiatelo bene, così no, non fa effetto. Dentro al cella ci ho lasciato un pochino d'acqua calda in modo che si ammorbidisce ulteriormente. Già di su una crema molto morbida. Preleviamolo. E già sta la guanciotola. Era parecchio che non usavo sto pennellino, tanto per dargli un po' di vita. Non ne voglio prelevare troppo perché ecco, oggi voglio mettere in atto proprio il consiglio di quel ragazzo che mi ha detto sotto a un video di prenderne poco. Oggi ciotola in plastica a cui vado a mettere un pochino d'acqua dentro. Ha un odore particolare il Cella. Sembra, in effetti ricorda un po' la coccoina, però non è male. Veniva fuori una schiuma bella morbida e neanche poca. Continuiamo a dare un'altra giratina, tipo sugo, e seppure ha perso un pelo del pennello. Ai ai ai. Penso che basta, no? Bella morbida, mazza. Ti dà una sensazione proprio particolare il Cella, forse perché è l'unico sapone che ho col tallo qua dentro, col grasso animale, e ti dà una sensazione molto molto particolare in viso, veramente morbida, 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 mi piace. E credo che col sego dentro, il tallo qua, neanche tenda a seccarsi più di tanto, comunque adesso nel corso della sbarbata vediamo. Ecco il rasoio. Questo è quello che ho preso su eBay, armato con l'Helios. Vediamo come si comportano oggi. Via. Molto più leggera addirittura del Wilkinson Classic. Schiuma bella compatta, mi piace, mi sta a piacere.
Io lo ridico tante volte, mi fosse sfuggito il video. Per chi non lo sa, ho aperto la pagina su Facebook, si chiama come il canale, non solo rasatura. E anche lì cercherò comunque di parlare non solo appunto della rasatura. Cosa un pochino difficile comunque. Ma vabbè, ci proviamo. Ringrazio ancora tutti quelli che mi hanno dato dei consigli, spunti per ampliare le argomentazioni. E continuiamo a sbarbasse. Se vai piano piano, proprio cala drasticamente il rischio di irritazione. Io me ne sono reso conto, rivedendo i video precedenti, no? Andavo a fare l'effetto multilama, cosa che mi ha fatto notare un caro amico. E ti ringrazio, tanto lo sai che sei te. Perché in effetti li ho rivisti e passavo troppe volte. Certo, vicinalmente magari anche passatina in più col fatto che è una zona piccolina si deve fare. Però comunque, specie qui, guancia, zigomo, andateci cauti. Qua sotto tocca far così. Ma parlando dell'odore del cella, in effetti la profumazione è molto blanda, non è forte come potrebbe essere una Figaro Rossa, che anche quella è alla mandorla. Comunque mi piace, nulla da dire. La sto apprezzando ed è anche abbastanza protettiva secondo me col fatto del grasso e facilita anche lo scorrimento della lama. Ah, poi un'altra cosa, mi sono accorto che siamo arrivati a 41. Grazie mille, regà. Grazie veramente di cuore. Mi fa piacere che vi piace cosa sto facendo. Anche sulla pagina siamo quasi già una trentina. Chissà se a Natale arriviamo a 50. Io penso di sì comunque. Sono speranzoso. La trovate? Compratela. Secondo me per 3,90 euro verita veramente un sacco. Perché comunque poi non è tanto piccola la confezione. 150 ml. È idratata, ma rimane bella compatta. Via di seconda passata. Qua, mo cominciamo così. Ok, intanto mi sa che si sono ammazzati voi, perché ho sentito un botto. Se sentiamo ambulanza è triste. Vedete a volte l'importanza del face mapping, ovvero della mappatura del pelo. Sapete, a me non mi piace dilungarmi su queste cose tecniche da professori, però comunque, se, secondo me, se l'argomento merita, bisogna affrontarlo. Se non seguissi il face mapping io qua, hai visto col Fatip l'altro giorno? Mi sono tutto arrossato. Solo sta zona mi va in su. È curiosa come cosa, eh? Così pare che risolvo, però. Poi è chiaro. Ogni viso ha una mappatura sua, quindi sta a voi trovare bene il verso del pelo. Adesso bello liscio. Facciamo una botta di basette. Sotto l'altro giorno mi sono rifinito bene il baffo agli angoli della bocca con lo sciavetto perché sta diventando una cosa ingestibile.
Allora, sensazione sulla pelle. Pelle, sembra che ti sei spalmato appena il balsamo dopo barba. Per niente secca, morbida, bella elastica. Complimenti al cielo. Veramente mi sta convincendo molto. Ok. Mettiamo quella che rimane. Perché è veramente un peccato questa buttarla. E a differenza della Figaro Rossa, non sento quel pizzicore. Cosa fondamentale per me, perché se mi devo fa la barba e senti il bruciore dopo, anche se non mi sono ridato, sinceramente mi fa girare un attimo, no? Penso anche a voi. Bello tostarello, il pennellino in setola, che ti permette di massaggiare bene. Quantità perfetta, ne ho presa poca all'inizio, ho dosato bene l'acqua e ciotola che è rimasta quasi vuota. Grazie ancora del consiglio che mi hai dato tu, se mi stai vedendo. Tempo che sciacquate rasoio, pennello e poi vate. Eccoci qua di ritorno dallo sciacquo del viso. Allora, che dire? Facciamo la prova del 9 per vedere se mi sono un pochino irritato. A me adesso per ora non sembra, con l'alcolico Mennen. Fragranza particolare, odore molto dolce. Dopo un altro po'. Volete sapere che odore c'ha? Comprate la crema del whisky. Uguale, almeno per me. Un grazie all'amico Davide che me l'ha portato. Dopo che lo spalmo un po' passa. Quasi agrumato. Buono. Bello fresco, in faccia te lascia perché vedete che è un po' mentolato. Barbata fatta. Helios promosse un'altra volta. Ringrazio ancora l'amico che mi ha consigliato di riutilizzarle. Perché se vedete che sul rasoio giusto funzionano. Comunque, meglio così. Cella, non ci sono commenti. Nulla da dire. Tanto pulisco a ciotola. Perché non mi piace vedere il bianco che rimane intorno qua. Prodotto veramente buono. Se vi capita sotto mano, prendetelo. Merita, secondo me, merita. Raga, il video lo concludiamo qua. Ci vediamo alla prossima. Grazie ancora a tutti gli iscritti, a quelli che mettono mi piace e a chi mi segue. Vi ricordo, come già detto prima, cercate la pagina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!